importante questa regola, molto importante anche mantenere l'allineamento posturale corretto. Infatti troppe persone praticano in questo modo qua, stanno sulla macchina così, gobbe, curve, facendo questo. Molti vogano così. Al meglio, vogano così. Nei casi più estremi addirittura si vedono queste cose qua. Ecco, queste cose qui vanno completamente evitate, ma già alla base, già dagli inizi. Quindi, l'azione di voga corretta, questo è un ABC, ripeto, è un ABC per cominciare. Quando siamo seduti sul sellino, richiamiamo l'allineamento posturale, quindi la schiena è dritta, lo sguardo avanti. Questa è la fase di attacco. Il primo movimento è fatto con le gambe, quindi gambe 60% di spinta, la spinta è generata qua, quindi c'è un potente movimento di gambe. Addome, braccia. In fase di ripresa, braccia, addome, gambe, e il ciclo si ripete. Guardo avanti, gambe, addome, braccia, braccia, addome, gambe. Questo è il ciclo corretto di voga, l'azione distribuita 60% gambe, 20% core addome, 20% braccia. Un'altra cosa molto importante, sempre molta gente nella fase di spinta va estremamente indietro, addirittura tanti arrivano a questo punto qua. È sbagliato la finestra di inclinazione, diciamo che idealmente l'inclinazione dovrebbe stare su una finestra che in gergo si chiama ore 11, ore 13, ore 11, ore 13, e sempre allineamento posturale. Adesso vi rifaccio vedere un ciclo completo, attacco, l'enfasi è data sulla spinta con le gambe. In questo modo avete potuto vedere un ABC di com'è il corretto allineamento posturale su un remo ergometro. E apro ancora una parentesi e poi chiudo. L'attrezzo che uso io, in questo caso è un remo ergometro ad aria, le versioni casalinghe di questi vogatori o remo ergometri hanno il difetto di essere un po' più corte come lunghezza rispetto al cugino, chiamiamolo così, al cugino un po' più evoluto di questa versione. Permette di estendere un po' di più l'azione di vogata. Questa cosa qua come si sopperisce? Si sopperisce semplicemente facendo scorrere un po' meno il sellino e allungandosi, inclinandosi un po' di più. Non avremo la posizione delle tibie perfettamente verticale, ma è una cosa che si può sopperire. Invece di essere qui, a questo punto qua, saremo qua e quasi contro il ventolone. Comunque bisogna fare di necessità virtù e trarre il meglio dalle macchine che si hanno a disposizione, dai propri mezzi. Quindi oggi abbiamo
abbiamo toccato questo argomento multisport e spero possa generare interesse nel mondo podistico. Ho molti allievi e podisti che si stanno dando al multisport e non posso che consigliare e incoraggiare la maggior parte delle persone, dei praticanti, ad abbracciare la multidisciplina, a corredo e compensazione in tutto quello che la corsa non può dare, soprattutto a livello di alleggerimento del carico articolare e sul lavoro multisport per allenare più fasce muscolari contemporaneamente. Va bene ragazzi, detto questo vi saluto, sono pronto ad uscire per una mia sessione di Nordic Running. E se avete domande scrivetemi nei commenti qua sotto, like al mio canale YouTube e come sempre a bombazza!